Grazie sentito al Coro di San Vincenzo per la vostra accoglienza. Questa sera il Coro di San Vincenzo vi presenta un progetto incentrato sulla figura di Thomas Tallis. Thomas Tallis, compositore e organista inglese, su cui ci sono poche notizie sui suoi primi anni di vita, ma gli studiosi concordano sul fatto che Tallis nacque probabilmente intorno al 1505, ossia verso la fine del regno di Enrico VII. Il suo primo incarico di musicista, che sia notizia, è quello che ricevette nel 1532 come organista. Successivamente la carriera in Italia si portò, sempre come organista, a Londra, nell'abbazia dei Vittorini di Dover. Da qui a Londra il passo è breve. Successivamente Tallis divenne organista presso la cattedrale di Canterbury, dove rimase negli anni 1541-1542. Tallis sicuramente è molto prolifico come musicista e scrisse parecchi brani. È una curiosità: uno dei suoi brani, Stimmi in Italia, è stato inserito nella colonna sonora di un film che è tutt'altro che salto, 50 sfumature di grigio. A testimonianza di come ormai purtroppo esistano ben pochi confini tra il sacro e il profano. Eseguiremo dunque dell'ordine due anfore in lingua inglese e l'inizio della messa a quattro voci. Il primo anfore è If You Love Me, posto che celebrano il Tallis, che dà voce alle parole tratte dal Vangelo secondo San Giovanni. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre che egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non vede e non conosce. A voi, gentile pubblico, di Thomas Tallis, il Nilomi. Siano aperti i tuoi occhi giorno e notte verso questa casa, verso il luogo dove
ancora il tuo nome per ascoltare la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Talis scrisse tre messe, quella di cui ora noi esibiamo la gloria, è quella tradizionalmente chiamata Sine Domine. La messa a quattro voci è sicuramente una messa anglicana, lo si evince da tre aspetti evidenti. Primo, l'assenza del Kyrie, la messa comincia infatti da gloria. Secondo, la decurtazione di una cortico parte del testo del credo. Terzo, il tipo di scrittura differente dal contrappunto usato per il rito romano. Un severo autocontrollo, quasi un senso di autorità, caratterizza questo tipo di scrittura che, secondo le richieste dei riformatori, doveva essere comprensibile a tutta la comunità. Con questo brano il Corso di Sami saluta, vi ringrazia e auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata.